iniziamo da qui la nostra esplorazione. 47esimo chilometro della via Salaria. Qui abitava il mostro, di cui non vi faremo vedere l'atroce immagine. Su questa strada basti pensare che negli anni 40 dei poveri sventurati che passavano con le biciclette proprio lì trovavano magari chiodi a terra e improvvisamente bucavano la ruota. E indovinate chi faceva capolino e si offriva di dare aiuto? Proprio Ernesto Picchioni.